Comunque, lì si vedeva come il fuoriscena, cioè quello che accadeva al di là della pedana, fuori dalla pedana, voluta da Ratto inizialmente, ripresa poi da Frigerio, lo spettacolo avesse una sua vita, cioè la commedia dell'arte fosse la commedia di un gruppo di esseri umani. Molto bello questo. Che cosa è successo? Ferruccio si è trovato di fianco centinaia di altri colleghi. E vabbè, finché i colleghi erano la Lazzarini, Nico Pepe, non è che potessi insegnare a loro un granché, erano colleghi, coetanei più o meno, però che. A un certo punto a Strehler è venuta l'idea di portare dentro all'esperienza, alla vita dell'Arlecchino, i giovani della sua scuola. E ha fatto quella che è stata l'edizione, chiamata l'edizione del Buongiorno. E lì è lì che Ferruccio ha cambiato in fondo il suo mestiere, cioè non solo è rimasto Arlecchino, questo non c'è niente da fare ancora oggi, ma è diventato il maestro di vita di questi giovani attori, cioè ha insegnato a loro come muoversi in questa strana atmosfera di laboratorio che è una commedia dell'arte che non è la commedia dell'arte, in questa specie di grande esperimento. Raccontaci un po' come te la sei cavata con questi ragazzi la prima volta. Beh, naturalmente cioè, gli attori normali non usano molto il fisico. Invece nella commedia dell'arte, per questo è amata in tutto il mondo, perché attraverso la gestualità e anche la normalità si deve cercare di far capire al pubblico il sentimento che ha, per cui di che cosa sta parlando, anche se il dialetto può non far capire, o la lingua anche può non far capire. E tutto questo è stato il grande lavoro che Strehler ha fatto con i giovani. Con te, anche con te. Anche con me, naturalmente, è chiaro, perché Arlecchino è il protagonista dello spettacolo, e veramente abbiamo sudato molto, ma siamo riusciti a ottenere dei risultati straordinari, perché Strehler è veramente un grande genio. Sì, e tu anche, perché appunto io ho visto con i miei occhi, ho questo vantaggio e svantaggio di essere stato testimone diretto, quindi parlo di cose che ho visto con i miei occhi, ho visto questi giovani uscire dalla scuola di Strehler, poi di Rocconi, ma insomma di Strehler all'inizio, in cui io anche insegnavo, poi insegnavo, facevo finta di insegnare storia del teatro agli attori della storia del teatro, nulla, per cui no, lui era uno di questi che faceva finta di ascoltarmi qua al maestro qua davanti, e fare relazione con la storia del teatro non è che ci frega, a noi interessa recitare, fare commedia dell'arte, cantare con la signora Stix, eccetera eccetera, arrivavo io, provavo a dire delle cose, zero. Vabbè, comunque questi giovani lui ha insegnato a entrare in questo modo di essere attori, che non è l'unico modo, è un modo. Tanti di loro sono entrati e sono usciti. Non tutti loro hanno continuato. Qualcuno, non so, tipo Giorgio, come si chiama? Giovanni è pantalone da, non so, da 10 anni, quindi ormai ricomincia a rischiare di diventare soleri. Gli altri se ne sono entrati, se ne sono usciti le mille volte. Ecco qui una domanda. Soleri è Arlecchino da 55 anni. Domanda. A cosa hai dovuto rinunciare per restare Arlecchino a 55 anni? A niente. E cioè spiegaci bene. Avrai avuto altre possibilità, altre chiamate, ti avrò offerto di fare altre cose? Sì, però i risultati che abbiamo ottenuto con Arlecchino, con i servitori due padroni, non sono mai stati paragonabili ad altri, per cui ho sempre preferito fare Arlecchino di qualunque altra cosa. Ha fatto il regista, ha fatto l'attore, ha fatto il maestro di attori, ha insegnato commedia dell'arte, però hai ragione, sei rimasto sempre fedele ad Arlecchino. E qui viene il punto curioso. Io considero Ferruccio Soleri l'ultimo e l'unico Arlecchino. In che senso? Voi sapete che i comici dell'arte... No, l'unico può darsi ora, ma
L'ultimo, non so, sai, io non so, non so se sì, sì. Non lo so. E vabbè, io chi se ne frega, io. come quando mi dicono che il mondo sta andando in una certa direzione, io rispondo sempre, beh, non mi frega nulla, giota, sono spontanea, che me frega. Vedranno i miei figli, i nipoti, i bisnipoti, eccetera. Secondo me, per me, tu sei l'unico e l'ultimo Arlecchino. Perché? Perché, vedete, ai tempi della commedia dell'arte, il ruolo, non si chiamavano personaggi, il ruolo era talmente importante nella carriera di un artista che questo artista finiva per quasi dimenticare o mettere in secondo piano persino la propria anagrafe. Cioè, la firma di Tristano Martinelli non era Tristano Martinelli, era Arlecchino Martinelli. Ecco, lui, secondo me, è l'unico che possa firmare Arlecchino Soleri, perché lui ha, avendo fatto tante altre cose, per carità di Dio, come si diceva prima, ha saputo, voluto vivere dentro a, questa, a questo involucro, che non è un personaggio, non è una psicologia. Arlecchino non ha una vera, no, non ha una vera psicologia, ha una psicologia piccola, la bambino quasi, no? È un bambino, no? Che sente solo gli stimoli fondamentali, quindi lasciamo da parte Chekhov, tutto il teatro psicologico, Stanislavski, arrivederci, tutto questo non c'era ancora stato, non gliene porta niente a nessuno. Arlecchino è una larva, e dicendo larva mi viene in mente l'Odeon. Sapete, Strehler era cambiato, doveva cambiare, bisogna dire una cosa, Strehler era un uomo di mondo, in realtà non gli interessavano, i soldi non gli interessavano, ti ricordi? Zero. Sapete che Strehler ha lasciato in eredità solo guai. Oggi Quazzolo ha fatto vedere la foto della vedova Strehler numero uno, la vedova Strehler numero uno, quella ufficiale, è Andrea Jonasson. Non ha fatto vedere la foto, e io l'ho colpato immediatamente, della numero due all'epoca in atto, che era una mia amica, che si chiamava Ramugni, pure graziosa, non bella come Andrea, che comunque avrebbe dovuto avere lo spazio nella stessa slide. Ma poi di vedove Strehler ce n'è tante, una delle vedove Strehler era la Zarini, per esempio, sono tante vedove Strehler, ma che cazzo stavo dicendo? Che sono arrivato alle vedove Strehler e Strehler durante gli anni ha dovuto modificare il suo spettacolo. Perché? Perché il piccolo teatro, inteso come quel dottor Paolo Grassi che nella dalle quinte gli ha detto cretino alza il braccio, ecco, quello lì, e poi altri, la vedova di quello lì, cioè la signora Vinchi, avevano in mano le corde della borsa che Giorgio non aveva. Lui non sapeva nemmeno quanti soldi avesse nel portafoglio, anche perché non gli servivano, lo portavano a casa con l'autista, lo andavano a prendere, la santa gli faceva i maglioni. Non aveva bisogno di niente, o quasi di niente. E invece il piccolo teatro doveva vivere, e ha scoperto, ma subito negli anni 65, così, ha scoperto immediatamente di avere in mano una pepita d'oro. Questo Arlecchino era uno spettacolo col passaporto internazionale, l'unico spettacolo vendibile dappertutto. E infatti lui ha girato il mondo, un pezzettino, io gli sono andato dietro, molto poco rispetto quello che ha fatto lui, ha girato il mondo. Perché? Perché questo spettacolo parla una lingua, vero o no, Ferruccio, che tutti capiscono. Che tutti capiscono e che tutti apprezzano. Quindi ovunque siamo andati, ovunque lui abbia portato il suo spettacolo, ha avuto successo. Hanno provato degli altri a copiare. Per esempio, lo Stabile di Genova, a un certo punto ha fatto i Gemelli Veneziani. Regia di Squarzino, un spettacolo molto bello, che avrebbe potuto sopravvivere, ma Lionello, protagonista, non ha accettato quello che ha accettato lui, cioè non ha voluto essere per tutta la vita il Gemello Veneziano. E dopo due stagioni ha detto ciao, arrivederci, e se n'è andato, che lo spettacolo è morto. Invece lui ha accettato la sfida e anche, come dire, il piacere di diventare Arlecchino, il signor Arlecchino Soleri. E quindi lo spettacolo è andato in giro per tutto il mondo. Per quante edizioni? Quante sono state le edizioni? 11, 12, non so che una fra 10 e 12 edizioni, è dubbia la cosa, perché alcune edizioni hanno avuto, ecco, e quindi non si può considerare due,
giorno. O una solamente. In quanti paesi hai recitato la preghiera? Dimmelo, se ti faccio le domande. Ma quanti? Non lo so. Ecco. Però provate a dire un paese. Provate, provate. Un paese. Spara, su. Non la Valle d'Aosta. Come era la Spagna? In Iran. Spagna. Iran, forse. Iran, perso. Signora, dico un paese, su. Un paese. Una nazione. Una nazione. Polonia. Sì. Fatta. Poi? Siamo stati vicini in Australia. Cile. Sud-America. Sud-America, come no? Argentina. Cile. Brasile. Venezuela. Certo. Cioè, è andato. Questo spettacolo è andato dappertutto. E naturalmente è cambiato negli anni. Si parlavo prima, dicevo, accennavo prima all'Odeon, l'Odeon di Parigi. All'Odeon c'è stata una versione, un'edizione molto interessante dell'Arlecchino. L'Arlecchino è nato come se fosse un cartone animato. Le prime scenografie di Ratto erano semplici, sembravano quasi un cartone animato. Poi è diventato qualcosa di più complesso, di più corposo nelle scenografie di Frigerio, in particolare quella dell'edizione che ho citato, l'edizione dei carri, in cui si vedevano pezzi di mura, questi carri dei comici dell'arte. E poi è arrivato a Parigi, all'Odeon. Ora, volevo fare una piccola riflessione. Come si diceva oggi, l'abbiamo detto due o tre volte dopo tutti, gli spettacoli seguono l'esperienza umana e culturale del regista. Quando Strehler è arrivato, per esempio, alla seconda fase dell'Arlecchino, cioè quella di Frigerio, era l'epoca di Brecht. Aveva provato a fare teatro epico, aveva fatto l'opera da tre soldi, aveva fatto il Galileo da pochissimo. Quindi aveva questo interesse per la realtà storica e anche sociologica, il fenomeno sociologico che era. A un certo punto Strehler ha incontrato il teatro dell'assurdo. Ha incontrato Beckett, non è stato un incontro che lo abbia entusiasmato. Io devo dire che le cose meno belle, non oso dire più brutte, ma meno belle di Strehler sono quelle di quella fase lì. Ma quando è andato a Parigi ha fatto questo strano Arlecchino un po' surreale. Raccontaci come finiva, perché io mi ricordo questa cosa molto divertente. Quello della nuvola, quello di Parigi. Ah sì, che Arlecchino andava sotto la nuvola, cioè al finale. Nello finale scendeva una grande nuvola parocchia, giù, e Arlecchino, mentre faceva il monologo finale Arlecchino, e finiva saltando su questa nuvola, e nel finale andava su e il pubblico impazziva naturalmente. Una sorta di ascensione in cielo, nel cielo barocco, quindi nel cielo della finzione, attenzione. Senti, io credo che allora sia interessante sapere che rapporto ti ha legato a Giorgio Strehler. Oggi ne abbiamo parlato tanto di questo maestro che noi consideriamo. Devo tutto a Strehler praticamente, perché ho imparato tante cose e lui era sincero. Quando faceva, c'era una cosa da dare, no, questa non va, Ferruccio, che cazzo? Mi costringeva spesso a cambiare, ma nel meglio, cioè in cose che poi a lui era funzionato, andava, ecco, così, vedi, questo è giusto. Era veramente una persona straordinaria che stuzzicava tutti gli attori per farli rendere il più possibile delle loro qualità e capacità. Senza mai tuttavia abusare dell'attore, no. Con un garbo, per carità, era anche un bilanzone Strehler, ma come dicevo prima qualcuno, un bilanzone adorabile, cioè offendersi con lui non era possibile, bisogna essere cretini per offendersi, perché era talmente vero, talmente tranquillo. Diceva, era talmente ovvio, dice, porco cane, perché non ci ho pensato? Perché lui è Strehler. Ecco. E devo dire che ho visto persone che si sarebbero offese con chiunque altro, essere trattate con dei
vezzeggiativi davvero spiritosi da parte di Strehler. Io mi sono tanto divertito, ricordo le prove di uno spettacolo con gli studenti della, c'era un gruppo di studentesse della Cattolica, sono arrivate tutte a posto con i vestitini blu come si usava una volta, le calzine, le gambe così, e sono sedute a vedere la prova. Strehler appena le ha viste, e parla tutto con un linguaggio da basso triglio, ma una roba, ma ha fatto apposta naturalmente, lui si dava di gomito e si divertiva con questo, che facevano finta di diventare rosse. È stato come sempre uno spettacolo, uno spettacolo. Strehler, e tu lo puoi testimoniare, a tu per tu, cioè in due, era la persona più semplice, più dolce, più normale del mondo. Se ne arrivava un terzo, addio. Terzo faceva buffo e quindi cambiava. Ecco, Ferruccio e io abbiamo avuto la grande fortuna di essere amici di Strehler, più di me, più lungo di me, ma anch'io, e questo è il bello che ci portiamo dietro. Ferruccio, che facciamo quest'anno? Cosa fai? Ti porti un po' in giro? Ecco, volevo darmi questo annuncio. Quest'anno Ferruccio Soleri fa Arlecchino, servitore. E io vorrei che voi lo vedeste, voi dovreste poter pagare, dovreste pagare. Attenzione però che non faccio tutte le recite alternate. Vabbè, intanto per lavorare col poveraccio di Bonavera, lo fai a un'età veterana. Mi diceva, anni fa dice a me, io sono il sostituto di Ferruccio, quindi adesso faccio Brighella, ma poi farò Arlecchino. Farlecchino non c'ha voglia lui, cioè di solito la domenica pomeriggio le recite. O sbaglio, le recite. Qualche questo domenica pomeriggio lo faccio anche io. Sì. diciamo, in generale lo fa Ferruccio, io quindi Ferruccio, la novità di questa sera, vi annuncio, fa Arlecchino sui due parole. Io vorrei, chi di voi non ha ancora visto l'Arlecchino? Una? Non tantissime, dire vero. Sei? Beh, sei, assolutamente, andate a vedere. Ma la ragione è semplicissima, come detto e ridetto oggi, o lo vedete o non lo vedrete, bisogna vederlo per avere nella memoria quello che io ho ancora nella mia biblioteca, in mezzo ai libri, ho un cavolo, una verza, un cavolo cappuccio di polistirolo che lui ha lanciato, ha perso durante la scena del pranzo, servito ai due padroni, l'ho tenuto, perché gli erano in platea, io ero in platea, ma io l'ho visto 30 volte, dico 30, ma non lo so, 30 volte. E ancora adesso ho questo oggetto che mi ricorda uno spettacolo così italiano in senso storico. Io, guardate, da giovane ero anche nazionalista, adesso ho qualche imbarazzo a essere nazionalista, infatti non risiedo più in Italia, però dentro di me, nel mio cuore di persona che ha amato l'arte e la cultura, è rimasto questo piacere sempre. Bene, credo che l'Arlecchino, credo che Ferruccio Soleri rappresentino un'anima viva di questa nostra italianità. Dunque i ragazzi che non hanno visto lo spettacolo si precipitino. Lui va a farlo anche 10 anni, perché la mela sempre male, se magari smette mai, quindi lo potete vedere anche per 5, 6, 7, 10, ma andate a vederlo, perché lo spettacolo, tra l'altro, che vedete oggi, non è quello che potrete vedere fra 6 mesi o fra un anno, perché cambia, è inevitabile. Io che appunto lo vedo da circa 30 anni, ho visto tantissimi Arlecchini, sempre con lui. Io non ho visto Moretti, non l'ho visto. Ho visto sempre l'Arlecchino con me, io sempre visto lui. Ma l'ho visto cambiare, perché matura, perché cambia, perché ha di fianco dei compagni diversi, giovani, meno giovani, più esperti, meno esperti. E quindi il risultato è un risultato, diciamo così, ineguagliabile. Ecco perché dovete andare a vederlo, presto. Se volete fare qualche breve domanda a Maestro Soleri, secondo me lui vi risponde, però attenzione perché poi fra un po' si stufa. Se qualcuno ha qualche domanda, eccolo qua, il nostro Ferruccio. Prego. Non sempre questo è l'attimo. Adesso. Ecco, no, c'è la signora. Si blocca la situazione. Non so se si sblocca, però vista la sua fiorentinità, questo passaggio dal fiorentino a questo, diciamo, lingua della commedia dell'arte, da bergamasco e veneziano, questo mutare di pelle linguistica così forte per il toscano, no? Com'è stato?
Ma è stato difficile, ma questo è cominciato quando ero all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica a Roma, che dovevo andare a sostituire Moretti al piccolo, e c'avevo Gastone Moschin e Lucia Catullo, che erano veneti, e mi aiutavano un po' a cercare di parlare. Ormai sei veneziano. Anche i libri. I libri, dice la signora, anche i libri, dice tua moglie. Sì, vabbè, ma... ma le mogli dicono sempre. La pratica della campagna. Beh, Moschino, ragazzi, che maestro, maestro straordinario. Chi lo ricordate, Moschino, la storia di Moschino, che attore, grande attore. Altre domande? Che poi sta roba della lingua, non è veramente veneziano. È un bergamasco, cioè un veneziano con l'accento bergamasco. Ma questa è la soluzione di Soleri, non è la soluzione, scusate, ma non è che ci potete mancare voi. Lui è Arlecchino. E lui è Arlecchino Soleri, per lui è quella roba lì. Non è detto che sia storico. Come no, ragazzi, Arlecchino è una mafia nata a Venezia. Però? Nata a Venezia. E però non parlava il veneziano, non c'era bergamasco. Prima del film c'era bergamasco. E quindi parlava il veneziano ma con l'accento bergamasco. Questo è l'importante. La ragione storica in realtà è... Perché era bergamasco? Perché Venezia era la città più ricca dell'Italia e tutti andavano a cercare, come tutti adesso vanno a Milano, a Roma, andavano a Venezia per cercare lavoro, non lo trovavano e qualcuno ha cominciato a fare l'attore. E poi Facchini, in realtà l'origine della maschera è un'origine plebea di Facchini. Veneziani venivano su delle valli bergamasche perché la Repubblica di Venezia includeva fino a Bergamo, compreso soprattutto le valli bergamasche, e da là venivano gli Zanni, cioè i Giovanni, che erano i primi, sono sui capostipiti da cui deriva la maschera di Arlecchino, che è in realtà una fusione di altre maschere, addirittura di derivazione francese nel nome, insomma, quindi è una lingua un po' strana. Poi lui la parla a modo suo, ormai quando mette su Schiaccia il Dottore diventa Arlecchino. La fiorentinità ti è un po' sfuggita, però non ti sento... Sì. No, si sente le fiorentine. Si sente. Quando parlo, sì. Si sente come... Le origini non si dimenticano. Ecco. Direi proprio che sono rimasta... La mia storia della lingua, quindi... È... Ah, sì, sei competente. Allora ci siamo. Altre curiosità, domande per il maestro Soleri? Eccolo qua, professor Quazzotto. Allora, maestro Soleri, più di 3.000 repliche di Arlecchino. Quando lei va nuovamente in scena con Arlecchino, prima che si apra il sipario, è diventata routine o c'è sempre emozione? No, c'è sempre un'emozione, c'è sempre, perché il nostro lavoro, perché è un lavoro per l'attore, è particolare perché bisogna cercare di conquistare il pubblico, quindi c'è sempre l'emozione di quando attacchi a recitare, di essere capace di convincere e trascinare il pubblico, quello che tu vuoi. E così, nel senso che non... ogni sera è una sfida che, Ferruccio, quando ti accorgi che l'hai vinta, non alla fine, te l'accorgi molto prima. Mi accorgo quando dialogo col pubblico, quando il dialogo col pubblico, spesso il momento in cui dialogo col pubblico, e a quel punto riesco a capire se sono riuscito a convincermi, a trascinarli o meno. Il razzo della mosca, chi non lo ricorda, quando lui ha a che fare con questa mosca. Anche la lettera si è per o il razzo della lettera. Sono, i razzi sono un lascito della tradizione della commedia dell'arte, ma non il lazzo della mosca. Il lazzo della mosca e il lazzo della lettera sono lazzi che sono legati a questo spettacolo. Certo che può darsi che magari, che forse, chissà, nel 600, ma il lazzo è un insieme, una cucitura di elementi prevalentemente di comicità fisica, con qualche elemento
comicità verbale che producono un certo effetto. E lui tutte le sere azzarda questo lazzo, mettendosi in contatto col suo pubblico in quel momento, senza più l'aiuto degli altri, e cercando di produrre, di catturare, di produrre un risultato. In genere si riesce, però è vero che c'è l'azzardo. Può capitare il famoso giapponese che per non offenderlo non ride, e lui c'ha un brivido e dice: oddio, non c'è pubblico. Però mi ricordo questa cosa che ti avevo un po' impressionato. Il giapponese che non rideva, io ho in mente questa roba qua che tu me l'hai raccontata 50 volte. Il giapponese non ride, il giapponese non ride. In realtà il povero giapponese non voleva offendere, non credeva che ridendo sarebbe stato come se io fa lezione di storia del teatro e ridono gli studenti, dice: ma allora non sono preso sul serio. Invece no, ridere è un segno di gioia, è un segno di condivisione. Altra domanda? Prego. Maestro, io una cosa le volevo chiedere su Goldoni, cioè al di là del servitore dei due padroni, quali altre opere di Goldoni lei in generale, al di là di quello, ama, sente, si sente affine, sono importanti? Beh, io ho fatto Goldoni anche all'Accademia, come ho detto, sempre. Però Goldoni lo considero praticamente quasi esclusivamente come il servitore del padrone. Un aspetto di Goldoni. Un aspetto di Goldoni, anche se ne ho fatte altre come di Goldoni, naturalmente. Però è quella che mi ha dato talmente tanta soddisfazione che le altre mi interessano meno. Ma d'altra parte, se avessimo chiesto a un comico dell'arte cosa ne pensi di un dramma francese, questo avrebbe guardato, cioè, come, scusa? No, ma sai quelle cose che poi si piange, che poi ci sono, no, no, con il mio teatro. E lui è un comico dell'arte. Vi ho detto, non c'è più la commedia dell'arte, ma c'è un comico dell'arte di lui, mi si può chiedere se gli piacciono le commedie lacrimose. Pamela o Pamela, che si voglia, no. Non gli può piacere, anche se lei è recitata, perché alcune di queste son capitate nel suo repertorio, ha fatto anche diverse regie lui. Però appunto, lui è arlecchino che si può fare. Altra domanda? Volevo chiedere sulla maschera, se lei indossa, che Moretti non aveva invece. All'inizio non aveva, quella avuta. Ma le è costato... costa molta fatica indossarla, è cambiata negli anni la maschera? No, la maschera è sempre la stessa. E salvo quando lei dimentica. Ne ho due giorni. Salvo quando lei dimentica in aereo, c'è una cosa, questa cosa luce è rimasta in aereo. Ma comunque la maschera è una cosa fissa. E quando ci si abitua a quella maschera, non la si può cambiare, cioè non si ha il coraggio di cambiarla, se no può nascere la paura di sbagliare qualcosa, di non essere così bravo come con quella maschera. La storia delle maschere è interessante, perché pensate che quando la signora non ha detto una cosa sbagliata, all'inizio, la primissima edizione, ha provato un po' in maniera anche artigianale, a mettere delle specie di maschere sulle facce degli attori, non riuscivano a fare nulla, nulla. E quindi il primo Arlecchino non aveva la maschera, ma aveva la maschera disegnata sulla faccia all'inizio. Poi, prese le cose sul serio, quando hanno capito che l'Arlecchino funzionava, hanno messo sotto uno scultore veneziano, Sartori, Arlecchino Sartori, con la consulenza di un nostro amico e collega che è Gianfranco De Bosio, regista veronese, ma anche uomini di grande cultura, che hanno lavorato sulle maschere e sono arrivati a produrre la maschera in cuoio che prima ha indossato Moretti nella seconda edizione, poi ha indossato lui, che è una maschera che, adesso tiro fuori un secondo una cosa tecnica, che condiziona molto la recitazione dell'attore, cioè quel modo di camminare che ha lui in scena è diventato una sorta di prototipo, una cosa stabile, fissa, che lui insegna ai giovani. Ma di fatto è il prodotto della non buona visibilità della maschera.
perché la maschera, non per, se tu guardi davanti non ti vedi i piedi, questo è il problema. Quindi che cosa succede? Che per muoverti, salvo fare quelle cose che faccio io, che cado ovunque, ti tiro la testa dappertutto, devi fare così, prima guardi per terra, poi alzi la testa e muovi i piedi, perché se non vedi dove hai i piedi, vero o no, correggi il risultato. Quindi il modo di muoversi dei comici dell'arte non è, come qualcuno crede, una sorta di alfabeto dei gesti, ma è il frutto dei limiti della maschera, che non tutti hanno. Infatti, infatti gli amorosi non si muovono in quel modo lì, perché gli amorosi non hanno la maschera. La maschera ce l'ha lui, ce l'ha il pantalone, ce l'ha la brighella, ce l'ha il dottore, sono in quattro con la maschera. Gli altri non ce l'hanno e infatti si muovono in modo normale, realistico, diciamo. Quindi è una roba tecnica questa cosa della maschera. I primi tempi il povero Moretti aveva le piaghe sulla faccia, quando ha provato a mettere una maschera con della garza, la maschera è terribile, loro sudano sotto, è rigida. Altre domande? Poi non avete mai, lui si dipinge qua sotto di bianco, perché spiega perché ti dipinge qua, no. Ti fai la bocca, come ti fai la bocca? Ma come faccio la bocca? Sì, non è in genere